Ma vabbè, è ovvio che sia una partita particolare per me perché insomma fa parte del mio passato e quindi certamente è una partita particolare, e quindi sicuramente sarà un bell'impatto emotivo, ma nulla di più, poi insomma si gioca. È inutile nascondere, in questo momento siamo in difficoltà. Siamo in grande difficoltà numerica, abbiamo tanti infortunati, ieri si è fermato Zuparic, Manai non sta bene e quindi bisogna tenere botta in questo momento e chi va in campo deve dare tutto e non dobbiamo perdere di vista quella che è la nostra realtà. Andiamo a giocare a San Siro, un bello stadio, una bella cornice, noi dobbiamo fare il massimo che ci è consentito e poi il calcio regala sempre sorprese, quindi però è inevitabile che in questo momento siamo in difficoltà numerica perché siamo pochi, abbiamo tanti infortunati, però insomma come sempre 11 andranno in campo e quegli 11 dovranno dare tutto. Diciamo che domani abbiamo davanti a noi il Milan e chiunque va in campo è una squadra forte, ma noi non dobbiamo pensare a questo, noi dobbiamo, tanto c'è cioè, male che va, che fai? Oltre che perdere, cosa puoi fare? Nulla. Allora giochiamo serenamente, giochiamo la nostra partita e le nostre carte, qualsiasi esse siano, poi vediamo che succede. Ma giochiamo, spensierati. Sì, il Milan, no. Montella è un ottimo allenatore, si vede in campo che ha una determinata organizzazione di gioco e ha delle idee, quindi certamente sta facendo un grande campionato. Io continuo imperterrito, ma con convinzione ad essere positivo, perché la classifica dice 7, 6, 6, 2, non dice 30, 10, 8, 2. Cioè, noi siamo lì, potevamo avere di più, abbiamo sbagliato in tante partite, potevamo raccogliere più punti, potevamo pareggiare dove abbiamo perso, potevamo vincere dove abbiamo pareggiato. La realtà è che abbiamo purtroppo 7 punti. Per demerito nostro, ovviamente, però siamo lì, cioè, non è che nulla è perduto, cioè, siamo lì, quindi abbiamo un pubblico che ci è sempre stato vicino, domenica ci siamo presi i nostri fischi giustamente e noi ce li prendiamo volentieri, anzi ci servono questi fischi, almeno ci diamo anche una svegliata su una partita non fatta bene.